Prego. Carla Roncallo, presidente del sistema portuale Mar Ligure Orientale. Io dico presidente Spezia Marina di Carrara. Vi siete presentati stamani a Piacenza, dove si apre definitivamente una collaborazione fra la Spezia e l'Interland Emiliano, Piacenza nel caso. Quali prospettive si aprono al riguardo? Io ho ereditato, diciamo, questa cosa e ne sono fiera, nel senso che si è lavorato molto bene su questo tema. Noi crediamo che il retroterra, diciamo, piacentino sia, come dire, quello, la vocazione naturale per il nostro porto, sia per Spezia ma penso anche per Carrara, e quindi vorremmo, come dire, integrare, incrementare questi rapporti con questo territorio, cosa che appunto in questi mesi si è in qualche modo strutturata, e nel convegno di febbraio speriamo di poterlo presentare a tutti gli operatori della logistica che si occupano appunto di questo tema, diciamo. E vorremmo dare a questo evento appunto un taglio non solo locale ma anche più generale. Vorremmo presentare il nostro porto e il territorio di Piacenza anche a livello nazionale, a livello europeo. Senta Presidente, quando si parla di Spezia, anche i suoi predecessori, anche molti predecessori, mi parlano sempre di porto all'avanguardia per il traffico su rotaia, ma siete proprio i primi in Italia. Ma al momento sì, noi abbiamo quest'anno fatto poco meno del 30% su, mi sembra il 29%, stiamo chiudendo i dati 2016 adesso, e quindi è un ottimo risultato, quindi al momento davvero credo che siamo all'avanguardia in Italia. Vogliamo però crescere, vorremmo, come dire, fare di più, e per questo motivo stiamo investendo anche in questo settore. A Spezia in particolare adesso, proprio come autorità portuale, stiamo portando avanti una gara che ci consentirà di realizzare 9 nuovi binari di lunghezza adeguata, diciamo, per formare i treni che poi appunto partiranno per tutte le destinazioni italiane ed europee, e crediamo molto in questa modalità di trasporto, perché anche dal punto di vista ovviamente della sostenibilità ambientale aiuta ovviamente. Senta Presidente, lei deve mettere insieme creare una sinergia, deve mettere insieme i due porti, Spezia e Marina di Carrara, ma la vera sfida qual è? La vera sfida è riuscire a metterli insieme in maniera, come dire, funzionale, ecco, un'integrazione davvero che serva a tutti e due gli scali, e penso che sia possibile farlo. Sono due porti che hanno vocazioni diverse, hanno, come dire, aree retrostanti diverse. Spezia per esempio non ne ha, Marina di Carrara ha delle aree importanti, pianeggianti, proprio alle spalle del porto. Spezia per contro ha delle infrastrutture più performanti dal punto di vista portuale, mentre Marina di Carrara chiaramente è più piccolo come scalo, però penso che insieme possano crescere entrambi, diciamo, si possa fare un bel lavoro, ci vorrà un po' di tempo ovviamente. Senta Presidente, se ci sono o ci sono stati progetti e investimenti, vanno avanti? Assolutamente sì, ci mancherebbe altro, anzi devono andare avanti, non si deve fermare nemmeno per un attimo nessuno degli investimenti, né su Spezia né su Carrara, fermo essendo il fatto che poi magari si cercherà anche di traguardare una pianificazione integrata, si farà un piano regolatore portuale unico per forza di cose, ma questo non vuol dire che fermeremo i progetti dell'uno e dell'altro piano regolatore attuali. Un altro punto importante del suo porto erano e sono, anche per il futuro, le crociere, ha qualche idea? Sì, certo, su quello dobbiamo lavorare ancora, è stato fatto tantissimo, ma vorremmo anche lì provare a crescere in questo settore. Stiamo parlando proprio in questi giorni con tutti gli operatori interessati, che sono poi i principali a livello europeo, direi, ma forse anche mondiale, e vorremmo appunto lavorare anche con loro per un nuovo terminal crociere, per tutta una serie di opere che vadano a consolidare, incrementare se possibile il traffico crocieristico. Mi ero dimenticato degli investimenti, Presidente. Conship e Terminal del Golfo vanno avanti? Ci sono... Sì, stanno andando avanti. Abbiamo chiuso la conferenza di Terminal del Golfo pochi giorni prima di Natale.
E abbiamo visto invece con Consip il loro progetto che deve partire a breve per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, assolutamente stanno andando avanti e noi li sosteniamo per quanto è a nostra competenza perché tutto vada avanti senza perdere assolutamente tempo. Si chiude con un fece, il segretario generale non se ne parla? Non se ne parla ancora, se ne dovrà parlare però a breve chiaramente, però non ho nomi da farvi per adesso. Buon lavoro Presidente.